la sindaca di Sciacca, Francesca Valenti, replica alle accuse di speculazioni politiche lanciate dal presidente della regione Nello Musumeci nel merito della questione Terme di Sciacca. Carissimo presidente Musumeci, durante questo lungo cammino ho avuto anche opportunità di ascoltare l'intervista che lei ha rilasciato. Io sono sempre la stessa e ho soltanto una faccia. Io sono persona gentile, credo, e rispettosa delle istituzioni, ma al tempo stesso io pretendo rispetto, rispetto per la città che in questo momento rappresento. A distanza di mesi abbiamo lungamente discusso del rilancio delle terme. A distanza di mesi, direi di anni, adesso apprendiamo che il bando non è pronto o comunque che la pandemia porta a non pubblicare il bando. Apprendiamo che INAIL, che ha un vero interesse, perché io ho parlato con INAIL e i termini non sono quelli che lei ha ridetto, che evidentemente le sono stati riferiti, e poi apprendiamo anche che verranno messi degli ingenti finanziamenti per ristrutturare il nostro patrimonio termale. Tutto questo ci lascia sorpresi, ci lascia veramente smarriti, perché noi ci sentiamo traditi, traditi nelle aspettative e nella fiducia che abbiamo riposto. Peraltro nel rispetto e nel garbo che comunque sempre mi contraddistingue e che comunque continuerà a contraddistinguermi, io la esorto con tutto il rispetto, presidente Musumeci, a leggere meglio le carte che riguardano il patrimonio termale di Sciacca, perché quella famosa concessione non è stata mai resa esecutiva dal suo governo. In questo momento non abbiamo la gestione del patrimonio termale, e poi il patrimonio termale è di proprietà della regione siciliana e tutto quello che attiene all'allineamento catastale non può che essere fatto dal proprietario, cosa che si è sempre detta e che comunque risulta in maniera evidente. Quindi veramente con il cuore le dico: più attenzione per il nostro territorio, e questa vicinanza che lei sempre dice e che io oggettivamente riconosco dovrebbe tramutarsi in azioni, perché per quello che ci riguarda la città è stanca e non è una questione politica. Di quello che hanno fatto gli altri governi a me poco importa, di quello che ha fatto il governo Crocetta a me poco importa. La città chiede risposte, chiede certezze, e questa mattina c'erano financo i bambini delle scuole elementari per dimostrare l'attaccamento alla nostra città e alle nostre terme. E perciò ancora una volta io la sollecito a non farla diventare una questione politica, anzi è un cammino, una sorta di pellegrinaggio che rappresenta fatica, che rappresenta sacrificio, e io vorrei che lei rispettasse questo cammino fatto non soltanto dall'amministrazione comunale o dall'onorevole, ma fatto da tutti, dai cittadini, dai comitati, dalle associazioni, tutti quelli che rivogliono le terme, vogliono le terme riaperte a Sciacca. Rispetto, un po' più di rispetto, e io credo e sono fiduciosa che lei comunque ci riceverà, e io sono fiduciosa sul fatto che tutto questo non possa in alcun modo pregiudicare quello che Sciacca si aspetta e quello che i cittadini, tutti di qualunque colore e non soltanto politico, adesso attendono dal governo della regione e dal presidente della regione, che è il presidente di tutti.